Avezzano è stata costruita anche in base alle dichiarazioni che fa la società stessa, è stata costruita per vincere. È una squadra importante dove ha giocatori importanti. C'è da dire che questo campionato è un campionato dove tutti possono vincere e perdere con tutti. E da parte nostra c'è la consapevolezza e veniamo da una sconfitta del Fossombrone. Non voglio ritornarci sopra perché con un po' più di cattiveria potevamo portare il risultato a casa. Per quanto riguarda la partita con l'Avezzano, sarà una partita da giocare con intelligenza, con rispetto, ma con coraggio, perché nonostante loro abbiano giocatori importanti, noi abbiamo le capacità per far bene. Ecco, quello che ho chiesto anche ai ragazzi, sì, è importante giocare bene, a me piace come tipologia di allenatore, come staff, giocare sempre un calcio propositivo, un calcio dove abbiamo quasi 3-4 attaccanti. L'unica cosa, come ho detto prima, e come ho detto sempre, essere anche brutti, sporchi e cattivi nel campionato di Serie D è fondamentale. È normale, noi andiamo avanti con la nostra identità ben precisa e dobbiamo far bene. Vabbè, c'è bisogno di presentazione. Un ragazzo del 2002 che è venuto con molta motivazione, è venuto, infatti ringrazio la società per questo nuovo acquisto. Vediamo se possiamo metterlo subito a disposizione, perché è normale, viene da un precampionato in giro per qualche squadra e quindi vediamo se c'è la possibilità di metterlo dentro o dall'inizio, dalla ripresa. L'importante è una freccia in più nel nostro arco.